Buongiorno a tutti, insomma, grazie, sala piena, quindi possiamo iniziare, direi. Ampia partecipazione, insomma, questo è il primo, diciamo, incontro dedicato, perché poi ne abbiamo fatti altri, in genere dedicati a tutti gli interventi che in questo momento la Regione sta facendo a favore delle imprese. Questo è un evento, diciamo, dedicato al bando piccole e medie imprese efficienti, che come sapete tutti è stato pubblicato a di novembre del 2016. Questa è un po' un'occasione per fare il punto un po' sulla situazione del bando e insomma, anche grazie alla presenza insomma, degli ospiti, approfondire quelle che sono le tematiche e gli adempimenti che le imprese, soprattutto quelle beneficiarie, però anche quelle che insomma, attendono in un certo senso la partecipazione del bando, gli adempimenti che devono portare avanti. Quindi do subito la parola all'assessore dottoressa Piras per i saluti istituzionali. Grazie dottor Piras. Una bellissima sala stamattina, si sente adesso? Sì. Grazie. Grazie a tutti, saluto tutti, è una bellissima sala piena di giovani e quindi questo ci lascia ben sperare che le piccole e medie imprese cresceranno, perché ci sono forze nuove per questo e che l'energia è un argomento che interessa ai giovani, interessa alle imprese. Quindi un saluto lo faccio a tutti i presenti, alle associazioni, alle imprese, un ringraziamento particolare va a Sardegna Ricerche che ci supporta in questa attività e in tutto il supporto del settore energia del nostro assessorato, e un ringraziamento al mio settore energia che è rappresentato qui dal dottor Piras assieme a tutti i collaboratori che sul discorso energia stanno portando avanti un progetto importante. E, come sapete, tutto parte dall'adozione del nostro piano energetico. Per la prima volta, lo ripeto, la Sardegna ha un piano energetico che rappresenta un documento di programmazione sul futuro dell'energia in Sardegna. Noi abbiamo voluto però che questo piano energetico non fosse un piano di programmazione e che rimanesse lì, come molti piani rimangono, un bellissimo piano ma che poi rimane sulla carta. E abbiamo voluto che diventasse immediatamente un qualche cosa di attuabile, un qualche cosa di pratico, che facesse ricadere gli effetti, cui effetti ricadessero sulle imprese, sulle famiglie e sullo sviluppo economico della Sardegna. In che cosa si basa il piano energetico? Su alcuni pilastri, che sono l'efficientamento, la generazione distribuita attraverso le reti intelligenti e infine l'altra parte importante è la metallizzazione. Come ho detto, abbiamo voluto che il piano energetico fosse un piano pratico, e allora già dal primo momento in cui l'abbiamo adottato, che è agosto dello scorso anno, abbiamo iniziato a lavorare perché le azioni che il piano prevede possano essere immediatamente realizzate, si possano realizzare. Sulla metanizzazione abbiamo insieme al MISE avviato tutta una serie di attività. Come sapete, l'avrete letto sulla stampa, abbiamo avuto approvato alcune cose importanti come l'autorizzazione unico per il deposito costiero ad Oristano, su qualche altro si sta lavorando, abbiamo avuto l'autorizzazione e l'insedimento che la dorsale sarda, la rete della dorsale sarda, parte quindi la dorsale e rete nazionale e gli adduttori alla rete, alla dorsale da parte dei bacini che sono considerati rete regionale,
possano essere, sono state inserite nella strategia nazionale, e quindi che questo vuol dire che la realizzazione di questa grande infrastruttura che attendiamo, lo ripeto, da 30 anni, quindi insomma siamo un po' in ritardo da questo punto di vista, questa struttura venga realizzata con risorse che vanno, o con i costi che vanno a ricadere, come tutte le altre reti che sono state realizzate in Italia, vadano a ricadere sulla, sulla rete, sulla tariffa nazionale. Sull'efficientamento e generazione intelligente per gli enti pubblici abbiamo adottato una delibera insieme all'assessorato dei lavori pubblici. In questi giorni stiamo stringendo perché questa delibera, questo bando, possa, l'avviso, questa manifestazione di interesse possa partire nel giro di 2 settimane. Sono 50 milioni di euro, ripeto, stanziamento che abbiamo fatto assieme ai lavori pubblici, perché si efficientino gli edifici pubblici e perché si possano iniziare a costruire delle smart grid nella, nelle nostre città e nei nostri paesi. A questi 50 milioni di euro probabilmente aggiungeremo altri 30 milioni previsti dal patto a seguire. Abbiamo iniziato un'interlocuzione con i comuni della, della Sardegna, circa due terzi del comune della Sardegna si sono, hanno adottato il PAESE, quindi un piano, chiamo io un piccolo piano energetico comunale. Vogliamo continuare su questa linea e con loro fare una sperimentazione di piccole reti di distribuzione e stoccaggio. Abbiamo iniziato col comune di Cagliari l'attuazione del piano della mobilità elettrica, siamo partiti da Cagliari. Cagliari credo che abbia bandito ormai la realizzazione delle reti nel centro storico, nel centro cittadino, della rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Abbiamo acquistato un certo numero di macchine elettriche ad iniziare appunto da Cagliari, al comune di Cagliari e alcuni della regione Sardegna, e ora grazie ad altri 5 milioni del POR e 15 milioni previsti per la mobilità elettrica nel patto avvieremo il resto della mobilità. Pensiamo di dotare di colonnine elettriche alcune altre città, Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, è prevista la elettrificazione, diciamo, della 131, in maniera da, come dire, incentivare sempre di più la mobilità elettrica. Oggi parliamo di efficienza energetica, che noi nel nostro piano energetico abbiamo considerato una fonte di energia, perché assieme al termico e all'elettrico. L'efficientamento soprattutto per le imprese, perché significa per loro riduzione di costi, significa maggiori profitti e dall'altro è uno stimolo all'innovazione tecnologico e alla gestione energetica. Per fare questo abbiamo stanziato questi 2,6 milioni per finanziare col 50% a fondo perduto gli interventi di audit energetico, è il primo e un intervento di efficientamento previsto appunto nel piano che le aziende ci presenteranno. Non è, come vedete, una cifra enorme, ma è veramente intanto la spinta che noi vogliamo dare a che le piccole e medie imprese si efficientino dal punto di vista energetico. E poi vorrei sottolineare il fatto che questo bando noi l'abbiamo pubblicato il 29 di novembre, che abbiamo dato 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, quindi a fine anno è scaduto il termine. Noi oggi vi stiamo già dicendo, siete qui perché vogliamo dirvi che le domande sono state esaminate, che abbiamo già deliberato oltre 40 interventi presentati dalle imprese e che altri 40 sono in fase di elaborazione. Quindi finalmente, come vedete, l'azione della regione, sulla quale avevamo anche puntato molto, si è accelerata e siamo stati in grado in 2 mesi di fare il bando,
di pubblicarlo, di esaminare le domande e di finanziarle. Oggi ci sono 40 imprese che magari sono qua, che hanno avuto già il decreto autorizzativo, e così dottor Piras, e che avranno 40, poi vi daranno, avranno 4 mesi di tempo per fare l'intervento, 4 mesi o per presentare l'audit energetico, per presentarci il progetto di realizzazione del primo intervento sull'energia. Noi crediamo di spendere integralmente entro l'estate tutte le risorse che abbiamo messo a disposizione. Abbiamo proposto, chiudo dicendo, che sull'efficientamento abbiamo proposto al Consiglio regionale, che sta discutendo la finanziaria, un fondo rotativo di 10 milioni di euro a disposizione dei privati questa volta, quindi non possiamo utilizzare i fondi POR, ma utilizzeremo fondi regionali per far sì che tutte le, i privati possano richiedere un contributo, possano accedere al fondo per efficientare le abitazioni, le proprie abitazioni private, perché sapete che in Sardegna la maggior parte del nostro patrimonio edilizio è in classe G. Vorremmo piano piano che queste abitazioni arrivassero in classe A, quindi realizzando risparmi energetici importanti, e naturalmente questo servirà anche a avviare e a rilanciare anche l'attività edilizia, metalmeccanica e tutto quello che è legato all'efficientamento. Quindi io ho chiuso e vi ringrazio e buon lavoro. Grazie.